Mesi di preparazione. Settimane di riprese. Giorni di montaggio. E tutto per capire che... Nessuno ci aveva chiesto una sigla. E quindi... Dopo un breve stacchetto a sorpresa... Ecco a voi una breve presentazione del laboratorio teatrale del liceo scientifico Enrico Fermi di Padova. Fatta dai ragazzi per i ragazzi, perché i ragazzi sono il futuro. Insieme per il futuro. In una parola, cos'è per te il teatro? Per me il teatro è narrazione principalmente e espressione artistica di tutto quello che succede all'attore. Vita. In una sola, forza. Passione. Divertimento. Dicendolo in inglese, escape. Amore. Gioia. Emozioni. Divertimento. Passione. Sofferenza inutile. Sofferenza inutile. Condivisione. Divertimento. Gioia. È un mezzo di comunicazione potentissimo. In una parola, due dai. Impegno e costanza. E che è costanza? Compagnia. Cos'è stato per te il laboratorio teatrale del Fermi? Si possono dire parole come figata? Sì. Allora, l'ho vissuto con sicuramente divertendomi un sacco. Boh, è stata l'esperienza più bella della mia vita. Ma anche imparando tantissime cose, all'inizio con un po' di con un po' di soggezione, perché comunque ero il più piccolo e i ragazzi di quinta insomma sono terrificanti, anche quelli di terza. Grande figata. È stata una figata pazzesca. E, però poi sicuramente le cose sono andate lisce e mi sono trovato benissimo, è un gruppo fantastico. Divertimento, condivisione e amore per tutti quanti. Come un'esperienza di crescita. Crescita e conoscenza di nuove persone, esperienza. Ho provato un sacco di emozioni molto intense, soprattutto non solo divertimento, anche un grande affetto. Mi ha aiutato a scoprire delle parti di me stessa che non conoscevo. È una figata assurda. Sono entrata in prima, che era una piccola ragazzina molto molto timida e diciamo che mi ha molto aiutata a uscire dalla mia bolla. Una figata assurda è anche una famiglia, possiamo dire, qualcosa con cui divertirsi. È una bellissima esperienza, è un gruppo molto bello di persone che collaborano per creare lo spettacolo. È stato impegnativo, però molto divertente. È molto bella, mi sono divertito tanto, ho imparato tante cose. All'inizio ero un po' agitata e poi alla fine ho capito che il teatro è anche semplicemente stare insieme e divertirsi raggiungendo un obiettivo. Divertendomi. L'ho vissuta con crescente coraggio. No, allora per me il teatro è compagnia, quindi sì, sono entrato sì dal primo anno, però il gruppo mi è sempre stato molto simpatico e abbiamo sempre lavorato tutti molto, in modo molto unito. È un insieme di esperienze unico che mi ha fatto crescere e che mi ha fatto apprezzare molto di più il teatro come teatro, una figata. Beh, è un'esperienza che di anno in anno ti cambia gradualmente, ti rende più sicuro, ti rende più responsabile. Poi in 5 anni di vita vera fuori dal teatro non ho mai provato così tante emozioni come in 5 anni con il mio gruppetto di teatranti. In una parola, che cos'è per te il teatro? Ah!